Amici di GameSurf, siamo qui per vedere una piccola parte di gioco di Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD, ovvero il porting in HD per console di questa generazione del titolo del brand Castlevania uscito su Nintendo 3DS e sviluppato comunque da Mercury Steam. Adesso carichiamo qui, come vedete, lo slot di salvataggio, siamo al 16° livello con Trevor Belmont. Qualche secondo per il caricamento. Abbiamo una spaccato della zona dove stiamo entrando e qualche piccolo suggerimento meno inutile di quanto non si possa credere. Alcuni si sono rivelati, come dire, vincenti. Eccoci qua. Questo che vediamo qua è il nostro amico Trevor Belmont. Trevor è il protagonista della terza parte del gioco. Per chi ha giocato Lords of Shadow su console HD, Trevor è il figlio di Gabriel ed è il padre di Simon che abbiamo utilizzato nel primo capitolo di questa storia. Possiamo andare avanti e indietro, naturalmente. Il gioco, come vedete, ha un'impostazione totalmente bidimensionale. Noi non possiamo andare in fondo o tornare indietro. Il controller nelle direzioni alto o basso non agisce in nessuna maniera. Però possiamo saltare, abbiamo un doppio salto, abbiamo degli attacchi diretti e degli attacchi invece ad aria che colpiscono una superficie più vasta, infliggendo meno danni. Ovviamente ci sono anche determinate combo, per esempio tenendo premuto il tasto possiamo eseguire questa, oppure in aria e altre ancora. Premendo il tasto back su Xbox 360 o Select nel caso di PlayStation 3, accediamo alla mappa del gioco, dove possiamo vedere tutte le zone che abbiamo già esplorato. Le zone che abbiamo già completato sono segnate in oro, quelle insomma dove abbiamo preso tutti i possibili segreti. Ce ne mancano ancora diverse, ma innanzitutto non abbiamo ancora terminato questa parte della storia. In secondo luogo, Trevor deve ancora prendere un'abilità speciale. Le abilità di Trevor le troviamo in queste pagine, qui c'è il mostrario. Eccole qui. Come vedete, ci sono ancora diversi slot vuoti tra le abilità di Trevor. Questa è la sua arma principale, che è la croce da battaglia. I suoi incantesimi, magia della luce, e un altro che non è ancora sbloccato e sappiamo essere magia delle tenebre. Lo slot per due armi, abbiamo soltanto il boomerang, armi secondarie, e infine c'è uno slot per un'abilità speciale che ancora non abbiamo ottenuto. Tornando un attimo alla mappa, noi possiamo eventualmente lasciare dei piccoli promemoria per le esplorazioni future. Vedete quel pallino azzurro? Ecco, ve lo posso inquadrare anche meglio. Questo qui, adesso lo sto spostando, adesso lo rimetto qui. Qui abbiamo segnato ombra, perché? Perché qui c'è una porta che si può aprire soltanto con il potere dell'ombra. Per questo dicevamo, abbiamo il potere della luce, sicuramente ci manca quello dell'ombra. No, l'uno non lo volevamo, quindi torniamo un attimo indietro e confermiamo. Ovviamente tutta questa parte di submenu, di mappa, di abilità speciali, eccetera, nella versione originale su 3DS stava nello schermo touch. Purtroppo con le console attuali non è automatico avere queste funzioni, sebbene sia possibile, magari con PlayStation Vita, con Smart Glass. Konami ha preferito mantenerle semplicemente in un menu a parte, che comunque si ammette il gioco in pausa e quindi c'è tutto il tempo e la comodità di esplorarlo. Adesso possiamo tornare nel gioco. Qui dobbiamo attraversare una zona spingendo questo carrellino e ci sono delle trappole che dobbiamo naturalmente evitare. Se passiamo in fretta, ok, siamo riusciti a evitare di farci carbonizzare. Qui la cosa è un po' più complicata perché dobbiamo, ah, il carrellino è arrivato, perfetto, lasciare il carrellino e fare una serie di salti fino all'altro carrellino evitando le fiamme. Non ci siamo riusciti. Questo è il tipico caso di game over del Pirla. Il Pirla in questione è quello che sta parlando. Ok, siamo tornati al nostro carrellino. Cerchiamo di andare un po' più spediti. Ci siamo fatti malissimo. Stavolta ci è andata meglio.
Bene, sembra che siamo arrivati a un punto di approdo. Come si può notare, la grafica, per quanto comunque non sia un impatto da next gen e neanche da apice di questa gen, comunque sia c'è una certa cura nei fondali e nelle texture. Magari i modelli potrebbero essere un po' semplici, basta vedere anche come si muove il mantello di Trevor, è piuttosto basilare, però altri effetti come le fiamme o come le texture dei muri o questa scultura demoniaca qua dietro non sono affatto male, diciamo la verità. Qui spacchiamo un po' di casse, ah bene, c'è un pollo che ci cura completamente e questa è una ricarica per le armi speciali. Armi speciali che per esempio, eccola qua. Ah, c'è qualcuno qua dietro. Abbiamo modo di vedere un po' di combattimento. I nemici che si parano solitamente possono essere abbattuti o con un'arma secondaria oppure con una combo che quando termina spezza la loro difesa. In questo caso però loro hanno contrattaccato. Eccoci qua. Quelle palline che avete visto volare, le palline viola sono esperienze che vanno a riempire la barra viola in alto a sinistra. Quando la barra è piena si passa di livello e Trevor guadagna nuove abilità da combattimento, nuove combo. Le palline gialle invece ricaricano la magia, che in questo momento non stavo utilizzando ed è già al massimo. La magia della luce, eccola qua, è esattamente la stessa di chi ha giocato Lords of Shadow, ovvero quando colpisco i nemici recupero barra della vita, ovviamente consumando magia. Se incontreremo altri nemici avremo modo di vedere questa caratteristica, perché adesso siamo leggermente feriti. Di là vediamo che c'è un ascensore o qualcosa del genere, ma ci possiamo arrivare. Notare che Trevor si può appendere, da queste condizioni può saltare verso il basso, riarrampicarsi o saltare verso la parete opposta, dove però non vediamo niente di interessante. Questa sembrerebbe la tipica zona in cui si chiude e arriva un boss. Notare nella minimappa in alto a destra un punto interrogativo, indica un segreto, solitamente una cassa con un aumento delle caratteristiche oppure una pergamena che fornisce esperienza. L'abbiamo completamente mancata perché la segnala in questa locazione, probabilmente è qui sotto e noi non siamo in grado di raggiungerla in questo momento, da qui la tromba dell'ascensore lì a destra. No, per il momento non c'è uno scontro e invece c'è un punto di interazione. Sembrerebbe che abbiamo trovato la seconda arma speciale. Ebbene sì, abbiamo trovato la bomba elettrificante. Boom. Eccola qua. Un effetto interessante. Qualcun altro? Sì. Abbiamo attivato la magia della luce. In questo modo, se li avessimo colpiti con l'arma principale, che è la croce di battaglia, avremmo anche guadagnato energia. Non è stato così. Si è aperta la porta nel frattempo, quindi possiamo arrampicarci. In teoria possiamo proseguire, oppure come vedete lì c'è un appiglio. A questo punto apriamo la mappa che ci dice che dobbiamo andare verso destra. In realtà mi sa che qua... no, qui c'è un ascensore e probabilmente da qua si prosegue per uscire. Ma visto che noi siamo curiosi, andiamo a vedere cosa c'è qua sopra. Una porta chiusa, una leva dall'altra parte. Questo presumibilmente è un punto di ritorno da qualche altro sentiero. Quindi proseguiamo verso il nostro ascensore. Stiamo passando a fianco alla zona di prima. Quello è il segreto che abbiamo intravisto. Vediamo se possiamo entrarci nuovamente, ma mentre siamo sull'ascensore non possiamo assolutamente muoverci. Quindi a quanto pare il segreto per il momento è destinato a rimanere tale. A meno che non sia possibile saltare sull'ascensore, poi con un doppio salto, ecco qua, abbiamo trovato il segreto. Bene, abbiamo appena scoperto che con la bomba elettrificante ci servirà contro nemici, ma non contro tutti, perché alcuni sono resistenti ai suoi raggi. Sarebbe stato troppo comodo poterlo utilizzare sempre. Con questo per oggi vi salutiamo e il resto nella recensione del gioco.